e buona domenica a una settimana di distanza dalla fine del campionato di Serie A 2019-2020. Eccomi qua col pagellone della Serie A. Un paio di giorni fa ho fatto il pagellone del Napoli. Era un pagellone un po' drogato, vi devo dire la verità, era un po' drogato nella pizza, probabilmente nel ripieno c'era roba buona, ma veramente roba buona, solo una bella roba buona mi poteva far dare 6,5 a Bakayoko. Vabbè, scusate, ma l'incompetenza regna sovrana in questo mio cervello e speriamo che l'incompetenza non si accasi anche in questo video, sperando che questo video non venga lunghissimo, altrimenti già vi immagino i vostri testicoli a toccare proprio il piano dell'inferno. Detto questo, prima di continuare con il video, vi ricordo di iscrivervi a YouTube, mettere un bel mi piace, condividere il video, cliccare sulla campanellina, andare nel gruppo Telegram, sia calcio che, se volete, gruppo off topic, come cazzo lo volete chiamare voi, Instagram, tutto in descrizione, e soprattutto link del sito Che Calcio, codice PEP per ottenere il 15% di sconto, prodotti superiori ai 79 euro a spedizione gratuita, e il 4 giugno ci sarà un sorteggio nel loro gruppo Telegram, il 4 giugno alle ore 16, i tre estratti vinceranno un completino gratuito. Vi piace questa sistemazione, la luce, bello? Allora, io penso che si veda bene, spero non mi si veda tutto bianco, lo so, immagino piano poche solo, ma comunque, dettagli, ragazzi, buona visione, sperando che i video non sono molto diversi dai vostri, sperando che non siano voti trocati, e vai con la sigla, vai con la sigla, cazzo! Atalanta 7, la Dea è in Champions per il terzo anno di fila. Prima del Pavu era una squadra troppo distratta dal mal di pancia dell'argentino e dalle troppe fatiche europee. Senza il Pavu ho visto una squadra più libera mentalmente e una squadra in campo divertirsi di più. Forse è stata una sensazione mia. Complimenti a loro per il raggiungimento della Champions League. Benevento 4, dopo il Cagliari il presidente campano se n'è uscito con frasi della solita guerra nord contro sud, quando il Benevento si è inguaiato con le proprie mani ben prima. A gennaio hanno preso giocatori che non hanno fatto quel salto di qualità per rimanere. Bologna 6, solita stagione modesta ma da salvezza sicura, nessuna asticella alzata però per poter sognare un posto in Europa. Barro e Orsolini, una stagione deludente. Palacio, il top della squadra. Cagliari 5, una squadra che a inizio anno si pensava che potesse lottare per qualcosa in più con Di Francesco, ha invece lottato per non retrocedere. Ci è riuscita con Semplici, che ha messo in atto un calcio semplice ed efficace. I rossoblù li ha i giocatori per sognare, ma ha bisogno di un qualcosina in più, a partire dalla società. Crotone 5,5, retrocessi ma con onore, hanno giocato un buon calcio e onorato la competizione fino all'ultimo, evitando anche l'ultimo posto. Una difesa troppo ballerina con danni calabresi in Serie B. Complimenti nonostante tutto a Simi, che ha fatto una stagione incredibile. Fiorentina 6-, dalla Viola ci si aspetta sempre qualche posizionamento europeo e puntualmente delude sempre le aspettative lottando per non retrocedere. Gli manca sempre un qualcosa in più. Vediamo se l'anno prossimo sarà come i tifosi si aspettano, una Fiorentina europea, e prendendo Gattuso potrebbe riuscirci. In bocca al lupo Ringhio. Genoa 6,5, con Maran era una squadra bollita e destinata alla Serie B. Con il ritorno di Ballardini invece hanno avuto quasi una media punti da Europa. Il Genoa ha sempre questi anni da doppia faccia. Preziosi deve decidere se osare qualcosina in più o rimanere nel mezzo, rischiando. Inter 9, scudetto ormai in mano da almeno febbraio. Una squadra che esteticamente può non piacere, ma ha dimostrato organizzazione e cazzimma. Come si dice, brutto e vincente. Questo è l'importante del calcio, vincere. E loro lo hanno fatto. Conte lo ha fatto. Complimenti a loro per lo scudetto. Juventus, 6,5. Nonostante non sia stata la loro miglior stagione, hanno comunque raggiunto la Champions, seppur con un po' di fortuna grazie alle pecorelle del Napoli. La cattiveria della Juve si è vista solo nelle ultime partite. Chissà dove sarebbe la Juve se la cattiveria l'avesse messa in tutte le gare.
Piccola postilla, Ronaldo da vendere, nonostante guardando il singolo è stato decisivo in diverse partite. Lazio, 6 meno, non posso dare di più, anche se dovrei. Lottano e provano ad andare in Champions per il secondo anno consecutivo, ma il doppio impegno si è fatto sentire. Inzaghi ha fatto quello che ha potuto, con una rosa ristretta e formata da giocatori vecchi e alcuni scarsi, fatemi dire, voglio scarsi. Bisogna rifondare e dopo 5 anni è necessario. Milan, 7. All'inizio della stagione si pensava che potessero lottare per lo scudetto. Poi con l'Europa League e vari infortuni la stagione si è complicata. Si stavano per inguaiare nel finale rischiando addirittura di non andare in Champions. Ma se lo meritano dopo 7 anni. Complimenti a voi. Napoli, 6. Pecore, l'unica cosa che mi viene da dire, gli do comunque 6 per averci provato fino all'ultimo, di averci creduto, o almeno per chi ci credeva. Gli infortuni hanno complicato il nostro percorso, ma comunque a sprazzi si è visto un buon calcio, vedremo il prossimo anno, incrociando le dita, anche se avevo proprio nero. Parma, 3. Hanno subito troppe rimonte, perdendo un'infinità di punti. Ho perso il conto di quanti punti hanno perso. Meritata la Serie B e ancor di più l'ultimo posto. Chiamare Liverani e lasciargli la squadra di D'Aversa senza migliorarla è stato uno sbaglio. Ancor di più richiamare l'ex tecnico che ormai era troppo tardi. Roma, 5. Sicuramente una squadra tartassata dagli infortuni muscolari, ma non può essere un alibi per il posizionamento finale. Certo, hanno raggiunto il 7° posto, quindi la Conference League, ma si sa, la Conference League è come un premio di consolazione per chi non raggiunge il suo obiettivo. In sintesi, una vera e propria coppetta, ma sicuramente da onorare. Sampdoria, 6,5. Un 9° posto tranquillissimo. Un mister Ranieri che si è dimostrato un signore. Una persona intelligente che ha saputo ruotare tutto l'attacco e tutti hanno giocato bene. È una squadra che ha saputo battere l'Inter nel girone d'andata. Sostituire Ranieri adesso non sarà facile. Sassuolo, 7. La loro miglior stagione da quando sono in Serie A. Una squadra che ha saputo fare un possesso palla, un bel calcio e tanta costanza e qualità. Si sono persi in un bicchiere d'acqua sfiorando la Conference League. Ora si devono obbligatoriamente confermare. Spezia, 7, li voglio premiare. Hanno giocato un bel calcio, offensivo e di pressing. Li davano per favoriti ad andare in B ed invece ha zittito la maggior parte dei tifosi, compreso io. Complimenti a Italiano. Torino, 5. Vedere il Torino, una squadra e una tifoseria come il Torino, lottare per la retrocessione è un magone che è difficile da togliere. Salvezza raggiunta manco per merito loro, ma per merito di Immobile che ha preso palo sul rigore. Bisogna cancellare questa stagione per provare a ripartire e Juric è una buona soluzione. Udinese, 6. Solita squadra che sta in Serie A da diversi anni e da diversi anni punta la salvezza e la raggiunge con totale serenità. Gotti ha messo in campo una squadra attenta e organizzata, con sprazzi di qualità fornita da Pereira e De Paul. Per me Gotti è un allenatore sottovalutato. Chissà il futuro cosa gli riserva. Verona, 6,5. All'inizio della stagione, nonostante la cessione di 2/3 della difesa come Ramani e Kumbulla, hanno lottato per un posto in Europa. Poi nel girone di ritorno hanno avuto una media punti da retrocessione. Juric ora andrà a Torino, chissà ora cosa succederà per il futuro dei veneti. Eccoci qua ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che non vi siate annoiati e ovviamente che il video non sia durato abbastanza tanto da farvi scendere i coglioni fino a terra. Fatemi sapere i vostri voti sotto un bel commentino. Io vi ricordo tutti i social in descrizione, anche che il calcio. Ci vediamo su Telegram per chi ci vuole stare e per fare quattro chiacchiere. Ci vediamo al prossimo video. Ormai sto prendendo il vizio di fare uscire video ogni giorno, almeno uno. Spero che questo sforzo venga ripagato e che vi piace, e forza Napoli sempre e ciao a tutti!